Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete potuto leggere dal titolo, questo video sarà un video, diciamo, sul mio compleanno. In realtà non ho proprio voglia di festeggiare, perché per chi mi segue nel mio canale sa che da poco ho perso il cane. Più precisamente, il 10 aprile, che era pure l'anniversario della morte di mia nonna. Un po', io sono proprio sfortunata per i compleanni. E l'11 va bene il mio compleanno. Io avevo detto quest'anno faccio uscire due speciali, uno al compleanno, un altro a Pasqua. Poi però non si è fatto più nulla perché non ero proprio dell'umore giusto, proprio non sapevo fare. Alla fine il mio fidanzato mi ha convinto, ha detto: guarda che Neve adesso dove sta bene, lei però quello che vuole è vederti felice, vedere che tu stai festeggiando il compleanno, perché quello che lei vorrebbe. Quindi pensala così, pensa di fare una festa in onore di Neve, non per quello che adesso, diciamo, per il fatto che ti manca, ma per quello che ti ha dato in questi 7 anni. E io alla fine mi sono convinta, anche se non sono ancora dell'umore giusto, perché comunque per noi è stato un lutto a tutti gli effetti. Per chi, diciamo, ha un cane che ama con tutto se stesso può capire. Poi ci sono anche quelle persone che magari non hanno mai avuto animali che possono arrivare a dirmi: ma no, è solo un cane, si muore un cane, te ne rifai un altro. No, non funziona così, assolutamente. Io un cane me lo posso pure rifare, non è quello. Però non andrà mai a sostituire Neve, cioè non è come se si rompe un telefono, mi faccio un telefono nuovo, no, non funziona così. Magari funzionasse così, ma purtroppo no. E quindi vi voglio portare con me, diciamo, in questa giornata. Diciamo che per me questo è un compleanno un po' diverso dagli altri, perché io sono sempre stata abituata che al mio compleanno, io ho sempre, vabbè, a parte il fatto che ho sempre festeggiato o il sabato o la domenica, cioè mettiamo, il mio compleanno poteva essere l'11 aprile, però se l'11 aprile era mercoledì, io aspettavo il sabato per festeggiare, proprio perché mi era più comodo ed era anche più comodo per le altre persone. Però quest'anno va così perché purtroppo con questa cosa che non ci si può muovere di casa è difficile. Magari per chi è sempre stato abituato a festeggiare il suo compleanno solo ed esclusivamente con la sua famiglia, questa cosa non gli tocca più di tanto, però a me tocca. Tocca perché ve l'ho detto il perché, cioè io sono sempre stata abituata così, poi soprattutto ci tenevo al mio fidanzato che lui venisse, però non può venire perché è rimasto bloccato, come tutti gli italiani, tutti in casa. Io spero che questa cosa si risolva più presto perché secondo me non possiamo più andare avanti così. E quindi adesso vabbè, salgo su nello stanzino e prendo, diciamo, da mangiare per stasera. Ecco ragazzi, sono tornata adesso dallo stanzino. Faccio vedere cosa ci mangiamo praticamente. Questi sono panini. Dopo in mezzo ci mettiamo la carne. Poi ci sta questo. Mettiamo in mezzo ai panini. Poi ci saranno chiaramente. Dopo farò pure l'insalata, da mettere in mezzo ai panini, patatine fritte e poi chiaramente le bibite. E per voi, solo per voi, mi sono presa la grande libertà. Fateci caso. Queste sono candeline. Bene. Praticamente ho intenzione di mettere 28, proprio 28 di numero, candeline sulla torta, anzi tecnicamente 30, perché mio zio è andato a fare la spesa e avevamo scritto sulla lista, non faccio fare una risata, che doveva prendere 28 candeline rosa. Mio zio cosa ha fatto? Se n'è uscito, mi dispiace, rosa, rosa non c'erano, ti ho preso queste qua normalissime. E io forse non hai capito. Dovevano essere proprio 28 candeline, proprio 28. E allora cosa si fa? Per evitare che queste vanno sprecate, ho detto vabbè, queste le metto in mezzo e intorno intorno ci metto 28 di queste. Ma ce la farò a spegnerle tutte quante? Non spero.
Vabbè, non fateci caso, io sono impazzita. Oh, nel frattempo metto a scongelare praticamente la carne. Praticamente perché sennò, ecco, c'è la carne da mettere a scongelare, come potete vedere. Altrimenti poi stasera ci mangiamo praticamente la carne congelata. E poi chiaramente ci sono i pasticcini che ho fatto ieri, pasticcini alle fragole, alle mele e poi ci sta la torta che ho fatto sempre io. Chiaramente, come vi ho già spiegato nei video precedenti, la mia famiglia non vuole finire sul canale, quindi in pratica farò una festa in cui ci saranno tutti quanti, della mia famiglia intendo. Però quando devo fare tipo degli spezzoni, come in questo caso, dico allontanatevi che faccio. Vabbè, è un controsenso. Però va bene così. Ho messo questo vestito praticamente, perché in realtà è stata un'idea del mio fidanzato anche questa, perché lui mi ha detto se devi festeggiare mettiti il vestito dell'anno scorso, perché così almeno senti come se io e te stiamo insieme. Io spero che funzioni perché per adesso mi manca come, esattamente come prima, però vabbè, già qualcosa. Vi allego come l'ho vestita l'anno scorso. Ecco ragazzi, come potete vedere mi sono anche truccata, tra poco si mangia, come potete vedere. Sì, se vedete là è perché praticamente mia sorella già si era messa qualcosa nel piatto, ma è andata a prendere altre cose e quindi vabbè, quindi si mangia. Adesso è ora di spegnere le candeline. Qua ci sono pure gli altri, però non vogliono essere ripresi, allora non li riprendo. Infatti ho detto di stare zitti e vabbè. Ma il fatto è che non so nemmeno se ci entrano, ma intanto qua non lo so se ci entrano. Aiuto. Vabbè. E vediamo un po' quello che c'è fuori. Allora, ho qua 28 candeline rose, ma soltanto a metterle tutte, io non lo so, avrei un po' tipo paura che non entrano veramente. Vediamo. Ce la faccio. Oh, una si è pure spezzata, guardate. Vabbè, non fa niente se è spezzata. Ne ho messe 4 e già mi sto stancando. E adesso passiamo pure al numero. In tutto dovrò spegnere 30 candeline, non so se ve ne siete accorti. Andiamo. Il non si finisce, non farò io. Lasciare è Come tradimento. va questo? 2 Certo, come? e 8. Morgana e il gruppo di Sasso ci hanno attaccati mentre attraversavamo il confine per entrare in Messico. Adesso accendiamo queste candeline. O meglio, la mia mamma accenderà le candeline. Io mi sposto perché non vuole essere ripresa. E io dovrò fare la cosa più difficile. Perché, aspetta, mi sto preparando. Aiuto. Non so se ce la faccio a spegnere tutte. Aiuto. Ce la farò a spegnere queste 30 candeline, perché pure se ne faccio 28, ci sta pure il numeretto in mezzo, chi lo fa? Adesso ci siamo, devo pensare bene, se ci siamo. Ce l'ho fatta! Questa è la faccia di chi ce l'ha fatta! Adesso si mangia! Fine serata, mi sembrava giusto concludere questo video perché non l'ho concluso prima, quindi lo concludo ora.
Io spero che se Neve mi può guardare sia felice. Non lo so, non so che altro dire, quindi ti saluto.